Due traverse, un secondo tempo insufficiente, la perla di Murano inchiodano il Teramo al secondo stop interno consecutivo. Vince il Potenza e come all'andata lo fa di misura per 1-0. E dire che il 4-3 che Cetteo Di Mascio sfodera a sorpresa nel pomeriggio gelido del Bonolis con K esterno destro sembra dare energia ad un diavolo che ne aveva bisogno per continuare la marcia. Dalla parte opposta ci sono Giosa, come nelle previsioni, ma anche Golfo in prima linea con Ricci e Murano. La squadra di casa parte forte, proprio K, con un tiro cross al quinto minuto, centra la traversa, beffando quasi Ioime, sorpreso dalla parabola del numero 23. La risposta potentina all'ottavo, dal solito corner che trova impreparata la retroguardia teramana, ma con la testata di Silvestri che termina fuori dallo specchio della porta. Mungo sembra ispirato, sua l'invenzione al quarto d'ora che mette Magnaghi nel corridoio giusto per provare il diagonale mancino, palla che sfiora il palo sinistro di Ioime. E il Teramo a fare la partita, ma il Potenza quando può riparte in maniera fulminea come al 35esimo. Quando Murano impatta la sfera da posizione quasi impossibile, chiamando comunque Tomei la risposta in tuffo per mettere il suo sinistro in corner. Nella ripresa il diavolo, contrariamente al primo tempo, sfrutta di più la corsia sinistra come al 57esimo. Tentardini per Bombaggi, servizio raso terra per Magnaghi, sinistro di prima intenzione, e il secondo legno di giornata sembra un presagio di quello che accadrà di lì a poco. Prima però è Ioime ad esaltarsi su Cristini che svetta sul corner calciato da K. La risposta del numero 1 del Potenza è sensazionale, almeno come l'azione che decide il match. Minuto 64, Dettori ha appena entrato, pennella con l'esterno piede destro, Cristini non chiude bene su Murano che gli scappa via e con un morbido lob supera Tomei per la rete del vantaggio del Potenza. L'esatta sintesi della gara, Teramo manovriero ma poco incisivo, Potenza sornione ma letale nelle poche ripartenze. I biancorossi sbandano dietro perché Di Mascio vara l'attacco a 4 con l'ingresso anche di Minelli e Berligea, ma non crea praticamente più nulla fino al triplice fischio. Una sconfitta amara per il diavolo, ancora a quota 40 punti e vittima di limiti ormai atavici, impossibile da poter superare solamente con il cambio della guida tecnica. E la trasferta di Pagani è già dietro l'angolo.